Forza Tiziano! Buon pomeriggio a tutti i convenuti in questa splendida giornata nella nostra città per il primo trofeo Città di Battipaglia. Quale migliore iniziativa per avviare la campagna di sensibilizzazione dei cittadini all'uso della bicicletta in alternativa all'automobile ed educare l'automobilista al rispetto dei ciclisti, se non una bella gara di ciclismo su strada? È così che, grazie all'interessamento del nostro sindaco, dei nostri assessori e dell'organizzatore signor Ortensio Stanzione, in qualità di presidente della società ciclistica ASD Kyklos Team, si è riuscito ad organizzare a Battipaglia questo splendido evento. Siamo orgogliosi di aver potuto contare su di una corsa che ci ha permesso di mostrare alle persone che sono arrivate le bellezze e le eccellenze del nostro territorio e della nostra città. Il circuito cittadino si è ripetuto per 14 volte per un totale di 60 chilometri. Tutti noi abbiamo incitato questi valorosi corridori che con il loro impegno e determinatezza ci hanno fatto passare un pomeriggio diverso ma molto piacevole. Il gruppo organizzativo si augura che questo evento possa diventare un momento di incontro dove ogni anno ci ritroveremo a festeggiare questa giornata di sport e che tutto ciò possa diventare un valore aggiunto e una fonte di reddito per la popolazione che ospita questo evento ciclistico. In un momento economico particolarmente delicato come quello attuale, anche un evento sportivo deve aiutare a far girare l'economia locale della nostra bellissima città. E allora grande attenzione va dedicata ai particolari, a quelle cose che sono le eccellenze del territorio, agricole e dedicate all'artigianato, per promuoverle, valorizzarle e farle conoscere al grande pubblico. Un coordinamento tra tante piccole attività che già sono presenti sul nostro territorio e che unendo le forze riusciranno a trovare nuovo vigore e maggiore visibilità. Ora siamo qua per premiare gli atleti che hanno partecipato al primo trofeo Città di Battipaglia. Mi sembra il caso di soffermarmi un attimo dicendo che vi sono state tantissime note positive per la manifestazione organizzata dalla società ASD Kyklos Team con il patrocinio del Comune di Battipaglia, che ha dato prova della propria capacità organizzativa proponendo un programma davvero molto ricco che si è rivelato quanto mai apprezzato da parte dei presenti. La manifestazione è filata liscia come ci si aspetta dai grandi eventi e per un giorno la mia città è stato il fulcro del ciclismo amatoriale. Le persone da ringraziare sono tantissime, a cominciare dalla ASD Kyklos Team, qui rappresentato dal suo presidente e dal tutto l'organo e anche dal giudice, per la grande sinergia operativa.
Il risultato finale è che siamo riusciti ad allestire un evento spettacolare con l'approdo di gente tantissima, arrivata anche da molto lontano. Un ringraziamento particolare anche al Comune, al Sindaco, a tutto lo staff dell'assessorato alla cultura per aver patrocinato questo splendido evento. Adesso chiedo al nostro assessore allo sport e alla cultura, l'avvocato Michele Toriello, di salire sul palco in modo che possiamo procedere con le premiazioni. Un saluto da parte del sindaco Santomavio, non presente per impegni concomitanti, e da parte dell'intera amministrazione comunale. Oggi una giornata all'insegna dello sport, all'insegna della sensibilizzazione all'uso della bicicletta avverso l'uso della macchina, una giornata riuscita, e di questo complimenti alla società ciclistica organizzatrice, a tutti i partecipanti, con l'impegno dell'amministrazione che questa giornata sia istituzionalizzata e sia ripresa negli anni successivi. Ringraziamo l'assessore avvocato Michele Toriello e corro l'obbligo di fare dei ringraziamenti. Ringraziamo la nostra Polizia Municipale, la Protezione Civile, le nostre ambulanze, la Croce Gialla, la Croce Gialla, vero? Poi US Acli Ciclismo Campania e tutti gli sponsor che hanno aderito con regalare questi bellissimi cesti che poi saranno consegnati agli atleti. Adesso passiamo con la premiazione vera e propria. Quindi partiamo dal terzo classificato, Cordato Arturo della SD Rummo Iannicelli Calcagni Novellino, che è al terzo posto classificato. Lo preghiamo di salire sul palco, grazie. Posto di Costanzo Antonio, team Ciclosport Nola. Sì, se vi posizionate sul palco. Allora, il posto di Valletta. E chiedo anche al dottore Francesco Frezzato di salire sul palco per la premiazione, grazie. Altro nostro consigliere comunale. Allora, il primo classificato, un bel prosciutto, complimenti. Un applauso, forza. Al secondo e al terzo, mezzo prosciutto. E un paio d'occhiali offerti dal bici shop al primo classificato. Un applauso. Al secondo un paio di occhiali offerti da Ciclidea. E al terzo due camere d'aria offerte sempre da Ciclidea. Bravi, complimenti. Ah, un attimo, le coppe. Allora, il primo classificato è lo sponsor Divino Caffè di Battipaglia. Il secondo classificato, sempre lo sponsor Divino Caffè di Battipaglia. E il terzo classificato, sempre sponsor Divino Caffè. Un applauso.